Quindi lei mi sta dicendo che sono degli effetti a cascata, esatto, no, sostanzialmente. Soltanto per capirci sui numeri, ogni anno la Repubblica Italiana spende 2 miliardi di euro di affitto, nonostante abbia non so quanti una milioni di metri quadrati. Una quantità mostruosa di immobili. Allora, okay. Vedevo che Di Pietro prendeva appunti mentre parlava Rughetti, che dice, insomma, questa cosa dei costi non è male, no? Perché dice Rughetti, non è soltanto il costo tecnico del senatore che va a casa, ma c'è molto di più. Oui, ma c'è mica bisogno di cambiare la Costituzione per ridurre gli stipendi dei senatori, gli stipendi di utilizzare le strutture degli immobili per altre funzionalità e quant'altro. Sono stati fatti degli interventi che si potevano fare benissimo senza modificare e stravolgere la Costituzione. Questa, nelle modifiche costituzionali ci sono indubbiamente delle cose che possono essere utilissime. Anch'io il CNEL non capisco che ci stia a fare. Anch'io sono dell'idea che le strutture che ci azzecca il CNEL, avrebbe detto un tempo, Di Pietro, poterle utilizzare. Ma da qui, per il CNEL, far credere e quindi comprare il consenso facendo credere che chissà che cosa risparmiamo, questa è una furbizia tipica degli imbroglioni. Io sono convinto Di Pietro, che non c'è né furbo né imbroglioni, Di Pietro, sono delle tabelline, sono facili. Non è... Basta avere la terza media per leggere. Sì, però le tabelline vanno riportate anche correttamente, sottosegretario. Evidentemente lei non c'ha neanche quelle. La certificazione della Ragioneria Generale